Ciao a tutti e bentornati a un'altra pillola di storia con Bob Italia. La pillola di oggi mi è stata suggerita da Thanatos del forum di Bob Italia, che mi ha ricordato come il 19 di giugno del 1918, quindi poco più di 100 anni fa, sia morto uno dei più grandi cavalieri dell'aria, forse il più grande pilota che l'Italia abbia mai avuto, Francesco Baracca. Sono sicuro che molti di voi lo conoscano, quantomeno conoscano il suo simbolo, il cavallino rampante che, come vi racconterò poi dopo, è diventato il simbolo della Ferrari. Francesco Baracca, però, prima di essere un simbolo, è ancora oggi il pilota italiano con il maggior numero di vittorie conquistate in combattimenti aerei, con il massimo numero di abbattimenti, neanche durante la Seconda Guerra Mondiale, una guerra che almeno per altri stati è stata ben più prodiga di combattimenti aerei, ha portato a un sorpasso su di lui. Ma le sue 34 vittorie, secondo alcuni 33, secondo alcuni 35, secondo il modo di contare, lo rendono il pilota con il maggior numero di vittorie mai conseguite in Italia. Francesco Baracca però non nasce come pilota ed è credo una delle cose più interessanti nel raccontare la sua vita, che è quello che vorrei fare oggi, almeno brevemente, perché fa capire come quelli che erano i piloti durante la Prima Guerra Mondiale molto spesso lo erano diventati per passione personale, ma erano entrati nell'esercito in tutto un altro modo. Molto spesso, esattamente come Francesco Baracca, erano entrati nell'esercito come ufficiali di cavalleria. Questo è assolutamente normale se ci pensate, perché dopo tutto l'arma aerea, benché avesse iniziato ad essere seppure molto poco utilizzata negli anni immediatamente precedenti alla guerra, in particolare durante la guerra di Libia, l'arma aerea in effetti si sviluppa e diventa importante solo durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi chi ne combatteva lo faceva secondo uno stile, un codice che provenivano proprio dalla cavalleria. Basti pensare ad alcuni particolari. A differenza della Seconda Guerra Mondiale, dove i piloti combattevano in grandi stormi ed era a tutti gli effetti una guerra, seppure anche lì permanesse una certa cavalleria rispetto alle trincee, i cavalieri piloti, che si consideravano i veri e propri cavalieri dell'aria, combattevano secondo un codice molto spesso molto, molto rigido, che li portava, come diceva Baracca stesso, a non mirare mai al pilota con quello che potevano fare, ma di mirare sempre all'aereo, perché dopo tutto la cosa migliore che potevano ottenere era obbligare l'aereo ad atterrare dietro le proprie linee affinché si catturasse il pilota. Non erano rari episodi di cavalleria tra piloti stessi e qualcuno ve lo racconterò anche durante la storia di Baracca. Come detto, Baracca nacque in Emilia-Romagna e nacque da una famiglia nobile e dopo aver studiato entrò come ufficiale di cavalleria alla Regia Accademia di Modena. Ben presto però scoprì il volo e tra 1912 e 1914 iniziò ad addestrarsi proprio nel volo. Nel 1914 andrà addirittura in Francia per imparare e prendere il brevetto di pilota. D'altronde si era già dimostrato durante i voli in Italia uno tra i più promettenti cadetti esistenti in quelle che all'epoca erano le capacità richieste, cioè capacità di volare, capacità di compiere delle evoluzioni e capacità ovviamente di fare più voli, cosa che all'epoca non era così facile, perché dovete pensare che a differenza degli aerei moderni, gli aerei dell'epoca erano fatti in legno e tela e ci voleva non solo una gran forza, ma anche un grande coraggio per poter guidare questi trabiccoli. Nel 1914, come tutti sapete, scoppia la Prima Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale da cui l'Italia ovviamente si tenne alla lontana per i primi mesi. Quando nel 1915 anche l'Italia entra in guerra, però Francesco Baracca è lì, non come ufficiale di cavalleria, ma proprio come ufficiale dell'aria, come erano tutti i piloti, come pilota d'aerei. L'epoca, come vi ho detto, era molto, molto antica per così dire per il volo, anzi, lo stesso combattimento aereo era in effetti veramente nel suo embrione e molto pochi erano all'epoca i duelli tra aerei, tanto che in realtà la maggior parte degli aerei veniva utilizzata più che altro per scoprire dove fossero le truppe, quindi a scopo di ricognizione. Questo ve lo dico perché la cosa incredibile è, voi immaginate, l'Italia entra in guerra nel 1915 e
Eppure Francesco Baracca il primo abbattimento aereo lo fece nell'aprile del 1916. Voi direte, forse non era così bravo come si pensava? No, perché quello non solo il primo abbattimento aereo di Francesco Baracca, ma il primo abbattimento di un qualunque pilota italiano. Quindi ci volle quasi un anno di guerra affinché un pilota italiano abbattesse un aereo nemico. E come accadrà molto spesso in futuro, Baracca, dopo aver colpito l'aereo, non lo farà precipitare, ma lo obbligherà l'aereo, che era un aereo da ricognizione austriaco, ad atterrare oltre linee italiane dove il pilota verrà catturato. Baracca all'inizio combatteva in una squadriglia, per così dire, ampia, in cui vi erano in realtà pochi piloti scelti in maniera assolutamente casuale. Ma dal 1917, esattamente come avevano fatto altri stati in guerra in quel momento, basti pensare al circo volante di Manfred von Richthofen, del Barone Rosso, anche in Italia si decise di creare una squadriglia di assi, cioè una squadriglia che riunisse i migliori piloti da caccia della Regia Aeronautica. Questo aveva uno scopo duplice. Da una parte era propagandistico, perché mettere insieme i migliori piloti avrebbe consentito loro di combattere meglio, avere maggior appoggio, li avrebbe probabilmente mantenuti più al sicuro e avrebbe reso più facile il loro utilizzo in propaganda, anche perché all'epoca i piloti erano delle vere superstar, sia per il popolo che stava a casa, ma anche per coloro che nelle trincee, nello sporco, nella fame, nelle malattie delle trincee, li vedevano combattere lassù in cielo. Il secondo scopo era perché, seppur con degli obiettivi più mirati, permetteva di avere una maggiore incisività dell'attacco, cosa che è abbastanza logica se pensate a quello che vi ho detto, cioè che ci volle un anno affinché ci fosse il primo abbattimento italiano. Se vogliamo, è un pochettino l'opposto di quello che attualmente è la scuola Top Gun negli Stati Uniti, dove si formano i migliori piloti per poi ridistribuirli nelle squadriglie affinché possano diffondere le loro conoscenze. Però appunto siamo figli di epoche completamente diverse. Baracca, come detto, entra in questa squadriglia di assi insieme ad alcuni dei migliori piloti italiani dell'epoca e ben presto inizia a salire il computo dei suoi abbattimenti. Siamo nel 1917, Baracca ha fino a questo momento abbattuto non più di una decina di piloti, ma in appena un anno ne abbatterà altri 25, giungendo al fatidico numero di 34. Proprio quando entra nella squadriglia degli assi, come veniva nominato il 91esimo stormo, Baracca dipinge il cavallino, il famoso cavallino. Questo perché, da regolamento interno della squadriglia, tutti i piloti erano abilitati, tra virgolette, a portare le proprie insegne sulla carena. E Baracca scelse proprio il cavallino rampante, scelto in onore della sua arma di provenienza, cioè ovviamente la cavalleria. Un cavallino rampante che nella sua arma, nel reggimento Piemonte, Reggimento Reale Piemonte era argentato, ma che Baracca farà nero in modo da risaltare meglio nero su bianco, meglio nero su argentato sulla carlinga dell'aereo. Era anche un modo per spaventare gli avversari che sapevano chi si trovavano contro. Come detto, Baracca in circa un anno riuscì a raccogliere numerose vittorie, raccolse numerose medaglie, già al primo abbattimento gli era valsa una medaglia d'argento, ne avrà altre due di medaglia d'argento, una medaglia di bronzo e con il 30° abbattimento anche la medaglia d'oro. Vincerà numerose battaglie, ma purtroppo, verso la fine della guerra, altrimenti non starei facendo probabilmente questo video in questi giorni, morirà. Il suo abbattimento rimase per molto tempo misterioso. Sappiamo solo che il 19 di giugno del 1918 partì insieme ad un compagno per impegnare gli austriaci contro cui si era già scontrato al mattino. Era dovuto tornare a cambiare, tra virgolette, l'aereo crivellato di colpi. Era ripartito su un aereo più vecchio, uno SPAD 13, e poi, quando il compagno l'aveva perso di vista, non era più tornato. Per alcuni giorni anche si pensò che fosse ancora vivo, anche se le speranze erano molto poche. Si pensò che fosse ancora vivo perché gli austriaci non avevano comunicato, non avevano fatto propaganda sull'abbattimento proprio di Baracca.
Alla fine, alcuni giorni dopo, un aereo ricognitore scorse i resti del suo aereo e quando giunsero lì vicino trovarono il suo corpo carbonizzato all'interno dei resti dell'aereo. Il suo aereo era stato colpito da dei proiettili esplosivi. Questo rese, tra virgolette, ancora più misteriosa la sua morte, tanto che si parlò, come ad esempio era avvenuto per il Barone Rosso, di un attacco portato per il Barone Rosso da terra, da un fucile, nel suo caso da una contraerea, anche se la teoria che va per la maggiore oggi dice che in realtà fu abbattuto da un aereo che Baracca incontrò, si portò più in alto per poterlo attaccare, ma questi, facendo una manovra, riuscì, sparando alcuni colpi, a colpirlo, colpire lui o più che altro colpire il suo serbatoio. Alcuni dicono che Baracca in realtà si suicidò perché venne trovato un foro all'altezza delle tempie, probabilmente si suicidò per non bruciare vivo all'interno dell'aereo, anche se secondo altri, su questo ovviamente non c'è, non si può sapere, probabilmente non si saprà mai, secondo altri in realtà non è un foro di pallottola, ma è il foro di una scheggia liberata dai resti dell'aereo o magari un foro di una pallottola dell'aereo che gli ha sparato. Non lo sapremo mai. Il 19 giugno muore Francesco Baracca, ma la sua epopea, la sua storia continuerà ancora per tanto tempo e diventerà un simbolo dell'aviazione stessa. La curiosità di oggi, come molti potranno immaginare, riguarda il cavallino rampante. Sapete ovviamente, ma ve l'ho detto anche all'inizio, che il cavallino rampante in qualche modo divenne anche il simbolo della Ferrari. Quello che però non tutti sanno è che in realtà il cavallino rampante arrivò ad Enzo Ferrari quando questi era ancora ben lontano dall'idea di fondare una propria scuderia o comunque non l'aveva ancora fondata. Fu infatti la madre di Baracca che affidò, dopo aver visto Enzo Ferrari, che all'epoca era un pilota e correva sull'Alfa, dopo averlo visto trionfare in un Gran Premio, tra virgolette, la Formula 1 all'epoca non c'era, in una gara di corse in Emilia, gli affidò il cavallino. Cavallino che inizialmente Ferrari non usò, anche perché, come detto, correva sulle Alfa Romeo che avevano ovviamente un loro simbolo, un loro stemma, ma che iniziò ad usare solo qualche anno più tardi quando creò una propria scuderia facendo correre dei piloti su delle Alfa Romeo e che soprattutto utilizzò quando nel 1946 fondò una vera e propria scuderia producendo delle macchine in proprio, cioè la scuderia Ferrari. L'unica modifica che fece fu di cambiare, mantenne il cavallino nero, ma cambiò la base del cavallino che da bianco o argentato divenne gialla in onore di Modena, che era la città proprio di Ferrari. Bene, io ringrazio Thanatos per avermi suggerito questa pillola di storia. Vi saluto, mi sta andando via la voce. Vi saluto, ci vediamo domani con un'altra pillola. Io vi ricordo di essere curiosi. Perché la storia del mondo là fuori è molto più bella e incredibile di quella che qualunque scrittore, qualunque regista potrà mai mettere in un proprio libro o in un proprio film. Io vi saluto, ci vediamo domani. Ciao ciao!